Ebbene, sindaco di piazza, temo che il termine che ho individuato qualche giorno fa, che ha reiterato anche oggi, riguardi proprio lei e chi le sta intorno. In omertoso silenzio. Sono una persona spregevole, infatti, davanti a denunce di violenze massivamente perpetrate da rappresentanti di un'istituzione, insulta le denuncianti, guarda caso donne. Spregevole insultarle, quando i femminicidi in Italia sono drammaticamente all'ordine del giorno. Spregevole è non rispettare, da essere umano e da rappresentante istituzionale, una importante realtà transfemminista italiana, non una di meno. Spregevole è incontrare le fasciste e i fascisti e dare spazi pubblici per la loro propaganda d'odio. Spregevole è negare l'ingresso in Riviera per la giornata della memoria alle rappresentanti delle persone LGBT plus vittime del nazifascismo. Ed è pure spregevole, poi, concedere l'ingresso 5 minuti prima solo per salvare la faccia dalle critiche. Spregevole è ridere le battute volgari di Sgarbi sulle persone gay durante la campagna elettorale 2016. Spregevole è negare la sala matrimoni alle unioni civili e poi cambiare il nome a quella sala solo per sfregiare le persone LGBT. Spregevole è chiedere di bloccare ancora Piazza Unità alle manifestazioni. Per fortuna siamo qui oggi comunque. Spregevoli sono tante altre cose fatte, che ho ricordato spesso anche nelle altre manifestazioni qui davanti al municipio, che dovrebbe essere la casa di tutte le persone che vivono e abitano Trieste, ma che invece la roccaforte del pensiero siamo maschi. Rigurgiti patriarcali che tentano di ristabilire il predominio assoluto dell'uomo bianco cis.